Ciascuno di questi valori ha un risvolto di motivazione utile, la salvezza dell'anima, la pace sociale, il benessere collettivo. Dove non giungono più disinteressate motivazioni religiose o di etica laica, entrano in gioco le ragioni del diritto. Il diritto ha assorbito le politiche di welfare, costruendo di rimpetto alle leggi i diritti sociali garantiti dalle Costituzioni, come il diritto al lavoro, il diritto all'abitazione, il diritto alla salute, il diritto all'ambiente. Sono diritti condizionati alle risorse collettive e attraverso il grado della loro effettività si misura non solo la fedeltà di una politica di welfare al bene comune, ma anche la cultura della solidarietà esistente nella grande convivenza sociale. Facciamo qualche esempio, traendolo dalla giurisprudenza costituzionale. Se muore il titolare di un contratto di locazione, coloro che abitano con lui, dividendo abitualmente la vita insieme sotto lo stesso tetto, sono immediatamente privati dell'abitazione? La Corte risponde così: il diritto all'abitazione rientra tra i requisiti essenziali caratterizzanti la società a cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione. In breve, creare le condizioni minime di uno Stato sociale, concorrere a garantire al maggior numero di cittadini possibile un fondamentale diritto sociale quale quello dell'abitazione, contribuire a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignità umana, sono compiti cui lo Stato non può abdicare in nessun caso. Di conseguenza, quando il legislatore regola la successione nel contratto di locazione, non può che esprimere il dovere collettivo di impedire che delle persone possano rimanere prive dell'abitazione. Perciò hanno diritto a succedere al titolare della locazione entro la consumazione del quadriennio tutti coloro anagraficamente e abitualmente con lui conviventi e non solo gli stretti familiari. Ciò non significa che la realizzazione del diritto sociale all'abitazione debba necessariamente realizzarsi con un regime vincolistico delle locazioni. Anzi, il ripristino di una maggiore libertà del mercato e l'incentivazione dell'iniziativa privata nel settore dell'edilizia potrebbero, per altra via, agevolare l'accesso a questo bene primario, la cui fruibilità si configura come diritto inviolabile dell'uomo. Altro esempio: il Servizio Sanitario Nazionale opera con strutture pubbliche e private convenzionali. Se un cittadino si fa eseguire una tomografia assiale computerizzata da una struttura privata, non convenzionata, perché unica detentrice dell'apparecchiatura e per esigenze diagnostiche indispensabili, il ristoro della spesa relativa può essere rifiutata dal Servizio Sanitario Nazionale? La Corte risponde che il diniego è iniquo e viola la garanzia costituzionale del bene della salute umana, diritto primario e fondamentale che impone piena ed esaustiva tutela. Ancora un altro caso: i pensionati di vecchiaia e con redditi inferiori a un dato livello sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Di tale esenzione non beneficiano invece i pensionati di invalidità infra 65 anni. La Corte ha stabilito che se la ragione dell'esenzione per i pensionati di vecchiaia è che si tratta di proteggere una categoria di cittadini non abbienti che si trovano presuntivamente nella impossibilità, a causa delle loro condizioni fisiche o per ragioni di ordine sociale, di trovare fonti di reddito ulteriori, e che a causa del deperimento fisico che generalmente si accompagna all'età avanzata hanno presumibilmente un bisogno maggiore e più frequente di fare ricorso a prestazioni di cura, di prevenzione e di riabilitazione, ebbene, non v'è disparità tra questa categoria e quella dei pensionati di invalidità, ancorché meno anziani degli altri, perché si trovano nelle stesse condizioni di non abbienza e di bisogno. La norma discriminatoria è stata caduta. È palese
il valore di welfare a cui la Corte si ispira, al di là del principio di uguaglianza, ed è quello della conservazione, per quanto è possibile, di uno stato di benessere fisico ad ogni individuo umano, qui invalido o vecchio, secondo la previsione costituzionale dell'articolo 32. Se qualcuno ha letto il mio regalo di oggi sui malati di Slack, si rende conto di quanto spessore ci sia dietro la critica a questa decisione all'interno della legge di stabilità, che pare però adesso debba essere su questo punto specifico emendata. La Corte, ecco, per preservare per esempio lo stato di salute della collettività, lo Stato può imporre un trattamento sanitario, quale ad esempio la vaccinazione anticoronavirica. Che cosa accade se da quel trattamento derivi danno al bambino vaccinato o per contagio all'altra persona che abbia prestato a quello assistenza? La Corte ha statuito che il trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di chi è assoggettato. Il principio di